Cerveri bagnate tra due Tori e Siracusa, inevitabile il risultato di parità a reti inviolate, specchio fedele di una gara equilibrata nel corso della quale comunque non sono mancate le emozioni. A Lenzo Vasi di Piraino finisce infatti 0-0 il match clou della 12ª giornata in Serie D con i biancorossi allenati da Antonio Venuto, migliore difesa del campionato con sole 7 reti subite, che stoppano di fatto la corsa degli Aretusei, l'attacco più prolifico del torneo con 27 gol realizzati e che nelle ultime 7 partite sono riusciti a centrare 6 vittorie ed un pareggio. Un punto che consente al Due Tori di allungare a 6 la striscia di risultati utili consecutivi e mantenere inoltre inviolata la porta di Ingrassia per la 6ª giornata consecutiva. Un derby che stenta a decollare, così la prima occasione importante del match giunge al 29esimo, quando il Due Tori parte in azione di contropiede con Giacobbe che, palla al piede, si fa oltre i 50 metri di campo servendo poi la corrente Postorino. Il numero 7 biancorosso si libera di Giordano e calcia a rete non trovando però lo specchio della porta. Il Siracusa non sta a guardare, al 35esimo la compagine di Soltil si rende pericolosa con Sibilli, il cui destro a giro non inquadra il bersaglio per questioni di centimetri. Nel secondo tempo le due squadre provano a fare loro la partita e al 50esimo i padroni di casa sfiorano la rete del vantaggio con Pitaresi, il cui destro da fuori area costringe l'estremo avversario Viola a rifugiarsi in corner. Gli Aretusei provano comunque a scardinare l'attenta retroguardia locale, al 71esimo un tiro dal limite dell'area di Catania trova la pronta risposta in tuffo di Ingrassia. Nei minuti finali poi il Due Tori tenta il tutto per centrare 3 punti, ma anche l'ultimo tentativo del solito Pitaresi non produce l'effetto sperato. Lo 0-0 finale consegna dunque alla compagine di Venuto il 12esimo punto nelle ultime 6 giornate, che consente inoltre a Biancorossi di portarsi a quota 19 e mantenere di fatto la quarta posizione in classifica in compagnia della Sarnese. Sale invece a 21 punti il Siracusa, che sciupa di fatto l'occasione di balzare in vetta al campionato, visto la concomitante sconfitta rimediata dalla capolista cavese.